Una vita, trame Spagna, Leonor smaschera una donna, la minaccia di Ursula. Un appuntamento dedicato al popolare sceneggiato di origini iberiche Una vita, trasmesso sulla rete Ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato. Nei paragrafi successivi sono riportate le trame delle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere dal 21 al 25 maggio 2018. La confessione di Cristina, la decisione di Samuele e Ursula. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull'emittente televisiva La 1 di TV da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018. Ci rivelano che Carmen racconterà a Diego che Blanca ha cambiato atteggiamento a causa della madre Ursula. Intanto quest'ultima vieterà a Cristina di dire la verità a sua figlia. Arturo apprenderà di poter perdere la vista, invece Flora sarà sempre più innamorata di Paquito, e deciderà di vendere la deliciosa. Liberto ascolterà la conversazione tra Rosina, Susana, e Cristina. Carmen rivelerà a Ariera di aver tradito la sua amante, mentre Diego e Samuel si recheranno al convento. Esteban e Silvia saranno sempre più complici. Cristina, dopo aver parlato con Leonor, confesserà a Blanca di averla tradita. Servante approfitterà dell'assenza dei Palacios per svuotare la sua dispensa. La figlia di Rosina deciderà di smascherare Novoa, ma purtroppo non riuscirà a convincere Celia e Susana. In paese i cittadini parleranno del bacio tra Paquito e Flora, invece Samuele e la Dicenta decideranno di sbarazzarsi di Carmen. Esteban sconvolto, la scoperta di Flora. Gli spoiler non sono terminati, perché annunciano che Diego e Samuel riveleranno a Felipe e Leonor che Moises è vivo. Punto esclamativo? Arturo deciderà di sottoporsi a un intervento di cataratta, ma purtroppo non riceverà il consenso del medico. Inigo rimprovererà la sorella Flora per aver baciato Paquito. Ursula consiglierà alla figlia Blanca di trasferirsi in una casa di cura al più presto possibile, per non farle riferire da Diego che il suo bambino è vivo, per fortuna Samuel convincerà la moglie a rimandare la partenza. Servante inviterà Paquito a dire la verità su quanto accaduto tra lui e Flora, invece i servi continueranno ad occupare l'appartamento di Ramon e Trini. Riera e Diego, dopo aver trovato Moises, affronteranno la Dicenta. Paquito rischierà di perdere il lavoro per colpa della madre di Blanca, invece Esteban resterà sconvolto dopo aver scoperto che un suo amico non è tra i soldati che il generale filippino sta per rimpatriare. Ma per fortuna sarà consolato da Silvia. Ursula riceverà una lettera misteriosa da parte di Riera, mentre Flora scoprirà che Elpena conserva le foto di suo fratello Inigo. Infine Ursula, dopo aver appreso che Leonor ha smascherato Cristina, minaccerà i vicini di casa.